Ciao ragazzi, a un giorno dalla finale di Sanremo, oggi puntatona a tema. Dai, non fate gli schizzinosi, che lo so che anche voi rocchettari e metallari dal cuore di panna lo guardate, lo commentate sempre tutti gli anni. Per questo video ho scelto un distorsore molto interessante, bello cazzuto. Iron Horse V3 della Walrus Audio. Insieme a lui in questo video ci accompagneranno anche altri tre pedali. Il Flanger BF3 della Boss, il Factory Mod della Mooer e non poteva mancare il Procorat 2, il mio pedale preferito. Continuate a guardare il video, ragazzi, perché più avanti vedremo nello specifico anche le differenze dal modello vecchio, cioè il V2, a quello nuovo che è il V3. Estetica a parte. Comincerò con i Subsonica con tutti i miei sbagli, che ha fatto da colonna sonora alla Torino degli anni 2000, in un panorama musicale fantastico. Chi ha vissuto la città in quegli anni sa di che cosa sto parlando. Come seconda in scaletta avremo i Negramaro con Mentre tutto scorre, terza i Måneskin con Zitti e Buoni, la vincitrice uscente di Sanremo, quarta in scaletta Piero Pelù Gigante ed ultima Mistero di Enrico Ruggeri. Ok, andiamo a vedere il prodotto nel dettaglio e proviamo insieme questo nuovo pedalozzo. Vi ricordo di guardare il video della versione precedente che vi lascio qua sopra. Pedale molto robusto e leggero. Rispetto alla versione precedente hanno spostato sulla testa in e out e tolto l'interruttore per selezionare i diodi, sostituito da questa manopola molto più semplice da usare perché riusciamo a miscelare meglio i suoni. Passiamo da dei suoni al silicio a dei suoni LED, quindi più o meno compressi in base a quello che andiamo a scegliere. Possiamo miscelarli anche in mezzo, quindi riusciamo a ottenere delle timbriche ancora più aperte e ancora più particolari come suono. È stato anche sostituito il pedale di attivazione e disattivazione del vero bypass del relay soft. Cosa vuol dire? Che quando premiamo il pulsante non si sente più il classico clack. Sentite? Normalmente abbiamo sempre questo. Il distorsore frontalmente si presenta con tre manopole, molto comode per settare volume, tono e gain. Thank you.
questo salto, anche se la strada è in salita. Questo run sto allenando, buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di te. Persona che vorremmo fare rimanere e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sopra ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Partire e batter forte il cuore, anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura, tutto ci moltiplica. Cos'è che nella notte fa telefonare. Quando si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero. Bene ragazzi, non l'avrei mai detto, ma mi sono davvero divertito tantissimo a suonare le canzoni di Sanremo, incredibile. Il pedale ha un gran bel suono, che però dà il meglio di sé in abbinata con un overdrive, posizionato prima così da aggiungere della dinamica in più al suono del nostro pedale. In questo caso specifico ho usato il Rat 2, impostato con una leggerissima distorsione, giusto per sporcare un po' di più il suono e renderlo più cattivo. Il pedale costa 205 euro, lo potete trovare sia online che nei migliori negozi di strumenti musicali. Mi raccomando ragazzi, è importante, commentate il video, ditemi se vi è piaciuto, se avete trovato delle canzoni ancora più rockettare di quelle che ho messo io nel video. Mettete un like se vi è piaciuto e ci vediamo prossimamente con altri nuovi pedali. A presto ragazzi, ciao!